Ciao! Per preparare una cheesecake al limone soffice e profumata, parti dal fondo sbriciolando con il mattarello 150 g di biscotti secchi. Aggiungi mezzo cucchiaino di cannella. Un cucchiaio di zucchero semolato a grana grossa. E 80 g di burro fuso. Mescola bene con la spatola. Quindi prepara un anello metallico del diametro di 20 cm, imburrato e rivestito con carta da forno, o meglio con carta da forno oleata. Versa la granella di biscotti e distribuiscila uniformemente, compattandola con una leggera pressione. Lascia riposare il fondo in frigorifero per almeno un'ora. Reidrata in acqua fredda 13 g di colla di pesce per 15 minuti. Nel frattempo grattugia la scorza di 2 limoni biologici in una ciotola. Quindi spremi i 2 limoni e versa il succo nella ciotola. Strizza bene la gelatina, versala nel succo e scaldalo al microonde o a bagnomaria. Quindi scioglie la gelatina e lascia intiepidire. In un altro contenitore porta 125 g di formaggio spalmabile. . 140 g di yogurt magro. E un cucchiaio di Grand Marnier. Scalda a bagnomaria 2 uova con 125 g di zucchero semolato. Porta il composto a 60 gradi centigradi mescolando con la frusta a mano o emulsionando con il frullatore ad immersione. In questo modo potrai gustare la cheesecake senza cottura in forno in tutta sicurezza. Mentre il composto intiepidisce, frulla 150 ml di panna fresca in una ciotola ben fredda fino ad ottenere della panna semi montata. A questo punto versa la gelatina nel composto con le uova. Versa anche la crema al formaggio fresco e infine incorpora delicatamente la panna semimontata. Stacca dal fondo del dolce la carta da forno e quindi versa la crema al limone.
elimina eventuali bollicine in superficie e lascia solidificare in frigorifero per almeno 4 ore. Nel frattempo prepara la gelatina di rivestimento, reidratando 5 g di colla di pesce in acqua fredda. Quindi porta a ebollizione una scorza di limone biologico con 60 ml di acqua e 50 g di zucchero semolato. Lascia bollire per un minuto a fiamma bassa, poi togli il pentolino dal fuoco senza rimuovere le scorze, che continueranno a rilasciare il loro aroma colorando il liquido. Dopo circa 5 minuti filtra lo sciroppo e usalo per sciogliere la gelatina. Quindi aggiungi anche il succo di limone biologico. Quando la crema della cheesecake si sarà solidificata, versa la gelatina al limone a temperatura ambiente e porta la cheesecake in frigorifero per almeno un'ora. Quindi puoi sformare il dolce e decorare a piacimento con fettine di limone e frutta fresca. Guarda il video che abbiamo preparato per te e iscriviti al canale.